Buongiorno amici miei, buongiorno bella gente, il Doc è qua presente. Video del giorno dopo lo scandalo di Sampdoria Juventus di ieri. Allora, della partita io voglio dir poco perché è semplice, non abbiamo un gioco, facciamo abbastanza schifo in mezzo al campo ed è giustissimo il pareggio, anzi. In alcune cose forse hanno meritato loro, ma va bene, togliamo questo. Vuoi andare diretto sull'allenatore, no? A parte la partita scandalosa preparata scandalosamente ieri, adesso tu mi devi spiegare una cosa, Massimiliano Allegri. Tu, mi devi spiegare una cosa. Allora, Alessandro, un cesso clamoroso, inguardabile, Cuadrado, egoista di merda che non dà la palla a Vlahovic, e vabbè, e niente. Locatelli messo fuori posizione, non ci ha capito un cazzo. Bremer non ha preso un pallone ieri, un pallone. E tu in conferenza chi vai ad attaccare? I giovani, Miretti e Rovella. Tu vai a dire, ah, però non se ne è accorto nessuno che Miretti con l'all'indietro non si corre all'indietro. Ma che cazzo stai dicendo? Ma quei due giovani ti hanno svoltato la partita. Miretti ha fatto un passaggio clamoroso, ha aperto la Sampdoria, cosa che tutti gli altri giocatori in 70 minuti non hanno fatto. E tu vai a attaccare Miretti. Ma mi prendi per il culo? Cioè, Miretti che fa un passaggio che se Vlahovic, sì, Vlahovic non è in fuorigioco, vinciamo 1-0 e tu vai a attaccare Miretti. Tu vai a attaccare Rovella, che è stato l'unico a tirare in porta. Ha fatto in 10 minuti ha fatto due tiri in porta, a momenti fa gol. Ma di cosa stiamo parlando? Ma stiamo scherzando? Ma come cazzo si fa a ragionare così? Ma sei fuori di testa o che cosa? Ma attacca quei cessi di Alexandre tutti. Che cazzo ti attacchi, Miretti? Ma che cazzo stai dicendo? Fra te sei tu il rincoglionito che continui a ostinarti a mettere Locatelli mediano. Non lo sa fare il mediano. Metti i mediani, mezzala, capisci? Capisci che è una mezzala Locatelli? Mettilo mezzala. Tutti i fenomeni del web, Costi nel 4-3-3, un fenomeno. Ah, Costi non lo sa fare 4-3-3, lo fa ma lo limiti, cosa dicevo io. E invece tutti gli altri, no, ma cosa dici? 4-3-3, Costi ci ha giocato, che cazzo ha giocato? Costi c'è da 4-4-2, da 3-5-2, è un esterno di centrocampo Costi, non è un cazzo d'esterno d'attacco. Va bene che mi vuoi adattare la formazione ai giocatori che hai, ma non è il suo ruolo, punto. Devi iniziare a mettere le persone nel suo ruolo, poi. La formazione esce 4-3-3. Allora, e spiegami tu, Allegri tu, perché giochi col 5-4-1? Perché? Perché 5-4-1 o 5-3-2? Perché cazzo, che cazzo di modulo è con la Sampdoria? Ma tu devi vincere, ma di che cazzo parliamo? Ma cosa hai paura? Ma veramente se giochiamo con il Chievo o col Sudtirolo, tu mi metti il 3-5-2, il 5-4-1 perché ti caghi addosso? Ma di che cazzo parliamo? O ti devi svegliare, fratello. Due sono le cose. O ti svegli o te ne vai. Dai le dimissioni e te ne vai perché hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Ma com'è possibile che metti la difesa attaccata alla linea di porta e il centrocampo attaccato alla linea di centrocampo? Ma sei fuori di testa. Ma ci sono delle immagini che fanno paura. Ma porca di quella. Adesso spiegatemi una cosa, no? Spiegatemi una cosa. Va bene che non sia il regista, eh? Va benissimo. Va benissimo tutto. Però spiegatemi, adesso voi mi dovete spiegare com'è possibile che un giocatore giochi così. Adesso. Spiegatemi questo. Spiegatemi questo. Com'è possibile? Ma che cazzo di modo? Ma che come cazzo si fa a mettere la squadra in campo così? Poi non so se tutti ve ne siete accorti, quando mette Sciglio, e incomincia a fare dei lanci in profondità De Sciglio, che vabbè, era tutta la parte che faceva lanci lunghi, non riusciamo a fare due passaggi, lanci lunghi. Quando giocavi a PES nel 2006, ti ricordi? Facevi 1-2-1-2, pom, lancio lungo. Gioca così Allegri. Gioca troppo a PES, è rimasto così. Ma vabbè, comunque. Tralasciando questo, no? Tu giochi con questa formazione senza un senso logico. Senso logico. Metti De Sciglio, incomincia a verticalizzare.
tu ti giri col tuo vice e gli dici: oh, mi piace la questione, falli continuare, continuiamo a giocare così. E a me mi viene da chiedere: ma tu le partite le prepari prima o durante la partita? Perché non ha senso, ma non ha senso. Ma di che cazzo parliamo? Oh, da 3-0 col Sassuolo, non è possibile che senza Di Maria fai 0-0 rischiando di perdere la partita perché Santo Perin, Santo Perin. Bremer, che cazzo gli è successo? Dimmi, qua sei drogato di punto in bianco? Ma di che cazzo parliamo? Ma come fai tu, allenatore, a attaccare i giovani, a dargli determinate pressioni? Ma sei fuori di testa? Cioè, difendi Alessandro e attacchi Miretti. Ma che droghe usi? Ma cosa ti bevi prima di andare nelle interviste? Comunque io non ho più parole. È inutile analizzare la partita perché è stato uno scempio. Si è visto l'anticalcio, ma sia dell'allenatore che dei giocatori, di tutti. Non puoi presentarti contro la Samp così, dai. Non sei con Real Madrid o il Barcellona. Io posso capire, con Real Madrid ti vuoi chiudere perché ti mancano i giocatori. Ma contro la Samp, con quella squadra, ma tu te la devi portare a casa. Ma Kostic, Vlahovic, Cuadrado in attacco, che poi non è così perché giocavano a linea di 5. Appena li ha messi lì, Kostic è finito. Che cazzo doveva fare Kostic? Non lo sa fare l'esterno d'attacco. Anzi, ha provato a metterli così, ma giustamente Kostic e Cuadrado arretrano perché non sono due esterni d'attacco, sono due esterni di centrocampo. Tu devi mettere i giocatori di ruolo, non ce li hai, cambi modulo. Ma non te lo devo insegnare io che non so nessuno. Ti cucchi 9 milioni l'anno, frate, ma ti devi svegliare, Ma non è possibile, sto scandalo non è possibile. Non è possibile sto scandalo. Ma stiamo scherzando. E tanti diranno: ah, ma è la seconda, stai calmo. La prima l'abbiamo vinta, ma stai calmo di che cosa? Ma stiamo calmi, non abbiamo un gioco. Ma voi pensate veramente che con Paredes cambia la storia? Paredes, chi è Pirlo? Chi è Modric? Paredes? Paredes è un altro cesso rotto. Ma di che cazzo parliamo? Ma voi società, società, ci mancano i terzini. Ma compra sti cazzo di terzini. Ma investi sul mercato. Reguilón è fuori dal progetto del Tottenham. Vai su Reguilón. A me non me ne frega che l'allenatore non lo vuole. Tu lo compri e gli dici all'allenatore: lo fai giocare. La squadra si mette, si compra per formare una squadra, non per l'allenatore. L'allenatore vuole un terzino, metti i giochi lui. Non lo sai fare, adios, ciao, ciao, ci vediamo. Ma di che cazzo parliamo? E dobbiamo continuare così, io ve lo dico. Continuiamo così l'anno prossimo, ma anche in Champions League arriviamo. Ve lo dico, quest'anno, ma anche in Champions League arriviamo. L'anno prossimo non ce la facciamo la Champions. Se continuiamo così, adesso vediamo con la Roma. Poi voglio vedere cosa dicono. Infortuni noi, infortuni loro. Se perdiamo con la Roma, se perdiamo con la Roma, poi mi incazzo veramente tanto. Mi incazzo veramente tanto. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale. Andate a guardare la live reaction. Penso sia una delle live reaction più belle che sono uscite, anche se soffro come una merda. Il mio montatore si è divertito a vedermi soffrire e a prendermi per il culo. E vabbè, vi voglio bene. Buona giornata, fino alla fine Forza Juventus, se fate quel cazzo che vi pare. Ciao.